Tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vorrei parlare brevemente un po' di un'attrice, no? Importante che io perlomeno ho cominciato a seguire dal 2002, quando uscì il film XXX con Vin Diesel. Il nome di Asia Argento ultimamente è praticamente schizzato praticamente agli onori delle cronache perché dopo lo scandalo Weinstein, del quale io praticamente non voglio parlare perché già ne hanno parlato abbastanza, credo anche che ci sia poco da dire, se non il fatto di semmai Roman Farrow, cioè il figliolo di Mia Farrow e di Woody Allen. Ecco, lui è un giornalista, tra l'altro giovane, è quello che ha raccolto tutte le testimonianze, ecco, di queste ragazze, no? E poi ha fatto appunto un articolo basato su tutte queste testimonianze, di lì, diciamo così, è partito tutto. Ma io vorrei mettere, ecco, da parte un attimino questo discorso, tutto quello che è successo dopo, del quale insomma non è, diciamo, questo vlog non ha questo argomento. Ecco, se non di parlare di il compagno, insomma, di Asia Argento, che era che Anthony Bourdain, no? E ecco, questo è una persona sinceramente che io non conoscevo, che ho visto e non conosco tuttora. Ho visto 3-4 video, insomma, ecco, che girati da lui. Era noto su YouTube, era uno chef. E insomma, una persona come che è venuto su dal nulla, poi è diventata una specie di guru di YouTube, sia proprio come chef, ecco, è diventato molto, molto noto. E tra l'altro, ecco, io l'ho conosciuto anche tramite, ho visto un bel video che ha fatto anche Theo and Harris, lo metto anche qui in descrizione se lo volete vedere, che appunto si occupa di orologi, come sapete, come probabilmente insomma anche seguite, perché Anthony Bourdain è un appassionato di orologeria e quindi ecco, è vicino anche a noi che siamo gli amanti degli orologi. Ecco, il suicidio, no? Che l'ha coinvolto è anche qualcosa di inspiegabile, ecco, perché cioè, non è, secondo me, ecco, vedere, ecco, una persona del genere che non sta recitando, ma insomma sta parlando della propria vita, no? Su un video di YouTube. E quindi, insomma, ecco, sinceramente non, anche, ecco, inaspettato, ecco, direi, ecco, per questo che è accaduto questo fatto, ecco. Comunque, ecco, lui era il compagno appunto di Asia Argento e quindi io credo che Asia Argento non ha sicuramente bisogno diciamo, del supporto mio, no? Perché non ne ha bisogno in generale. Però quando anche ti succedono queste cose, no? Questi fatti, che ti viene a mancare anche una persona anche così vicina e poi anche insomma, una persona anche di questo spessore, ecco, penso che tutti poi hanno anche bisogno, insomma, di diciamo un po' di sostegno, no? Ecco, questo è quello che credo. Ecco, io ho conosciuto Asia Argento, diciamo, artisticamente per il lavoro che ha fatto lei, non perché è figlia di Dario Argento, che è un grandissimo regista. E ecco, io l'ho conosciuta quando sono andato a vedere XXX, che è uscito nel 2002, più o meno, diciamo che noi siamo di età, no? Ecco, quando ho visto questo film, dove, diciamo, lei non era come questo è un film tipo James Bond, però è un James Bond molto più muscolare, è un personaggio simile, ma per certi versi anche un po' più, diciamo, più giovane, ecco. Oggi siamo abituati un po' anche al James Bond di Daniel Craig, ma in quel momento lì sicuramente che è, diciamo, una cosa un po' più simile a XXX, ma in quel momento lì, diciamo, era molto diverso da quello che era lo 007 di Pierce Brosnan. Ecco,
Ma lei non ha recitato come una Bond girl che magari hanno un piccolo ruolo. No, lei aveva avuto e ha in quel film lì il ruolo principale. Quindi il ruolo principale insieme naturalmente a Vin Diesel, che come sapete è uno dei miei attori preferiti per quello che ha fatto in Fast and Furious e in XXX. Ora però non è, diciamo, questo non è la puntata dedicata a Vin Diesel, quindi lo metto un attimo da parte. Io dico che per partecipare a un ruolo come quello lì, da noi si dice più boschi giri, più lupi trovi. Ecco, immaginatevi il mondo, no? Quando ho visto Asia Argento, che più o meno aveva la mia età, recitare in inglese, essere cioè introdotta, diciamo, in un mondo come quello lì, mi sono sentito veramente indietro, no? Forse anche perché vengo da un mondo proprio anche di provincia. Quindi, nel senso, per me è stato anche un qualcosa che mi ha in qualche modo anche smosso, no? Cercando di far qualcosa, cioè capendo che forse era anche il momento di, insomma, di darsi di muoversi o perlomeno ecco, di provarci. Vorrei concludere anche questo video anche con un auspicio. Ci sono stati casi anche in Italia. Ecco, io per esempio ricordo, l'ho fatto vedere anche delle scene in altri vlog, c'è stato sicuramente il caso di Ras Degan, quando ha partecipato al film, è stato praticamente l'attore principale del film di Olmi i 100 chiodi. Ecco, lì Ras Degan ha fatto un'interpretazione magistrale. Ecco, quello che vorrei dire, ecco, tanto per concludere, insomma, per trovare, diciamo così, una conclusione un po' anche a questo video, è che l'auspicio mio sia quello di trasformare comunque sia questa notorietà, questa visibilità che c'è in questo momento qui e di cercare e di sperando, diciamo, di trovare anche qualche regista, un regista di livello e poter fare o un film oppure teatro, cioè, ma qualcosa che veramente, cioè, un'attrice di quel livello lì dovrebbe fare, ecco, dove io la vedo al suo posto. Come sempre, se vi è piaciuto questo video mettete un like, se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e non vi scordate anche di cliccare sulla campanellina, così siete sicuri che tutte le volte che pubblico un video vi arriverà la notifica. Io vi saluto e vi auguro buona domenica. Ciao a tutti!